Quali sono le problematiche maggiori per voi volontari con i clochard? Ma sicuramente le problematiche maggiori sono quelle di organizzare costantemente un servizio di assistenza per queste persone che dovrebbe essere il più continuo possibile, perché le esigenze primarie per loro sono comunque quelle per tutti e quindi dovrebbe essere un servizio costante, un'assistenza costante. A volte i mezzi sono sicuramente pochi, molte volte facciamo noi tutto quello che ci manca, tutto quello magari che dovrebbe esserci dato, cerchiamo di riparare noi con i nostri mezzi personali proprio per rendere il più costante possibile questa assistenza. Consideriamo che adesso comunque col grande freddo le cose si complicano sicuramente perché servirebbero coperte, pasti caldi, ripeto, quello che noi riusciamo a reperire o da gente di buona volontà o comunque dai nostri fondi mettiamo tutto a disposizione. Però è sicuramente poco perché le esigenze sono tante, insomma. Queste Quali sono le difficoltà nell'avvicinarsi con queste persone? persone sono sicuramente delle persone che hanno un grande orgoglio. Quindi nel momento in cui noi ci avviciniamo è importante stabilire intanto un rapporto di fiducia e un rapporto parietario, nel senso che non vogliono sentirsi in obbligo nei nostri confronti o non vogliono sentirsi in dovere di accettare quello che noi gli diamo. Noi facciamo intanto, cerchiamo di stabilire un rapporto di massima fiducia con queste persone e ripeto, un rapporto parietario, in modo che sia uno scambio equo. E poi quello che è l'assistenza psicologica è fondamentale, non servono solo coperte, non serve solo cibo, ma il parlare spesso, è vero, spesso sono invisibili, no? È un dato di fatto, proprio perché molte volte la gente passa e fa finta di non vedere, a volte per abitudine, a volte per fretta. Quindi questo contatto umano è sicuramente fondamentale. Quali sono i motivi principali per cui uno diventa un uomo di strada, ecco? Allora, il motivo principale è proprio quello che hanno avuto dei disagi in famiglia, delle preoccupazioni, i fatti che la vita ci riserva. Molti di loro, almeno ci hanno raccontato, hanno alle spalle un divorzio o qualcosa e quindi hanno scelto la strada. Molti per difficoltà economiche. Qui a Formia abbiamo una signora giovane, colta. Ha gravissimi problemi, lei rifiuta, lei vuole stare su strada, rifiuta la sua famiglia, il suo modo di vivere. Questa signora per noi è un vanto, perché? Perché siamo riusciti a instaurare un rapporto, profondo, bello, solo da noi, anche da un'altra associazione, accetta i pasti. Ricordo la prima sera, non voleva nulla, non ci ha guardato negli occhi, non ha parlato, non ha detto nulla. Ora, come hai potuto vedere, accetta da noi tutto. Quali sono le condizioni di vita di questi disadattati? Le condizioni di vita, a parte, ecco, vorrei precisare una cosa, loro hanno fatto questa scelta, noi la rispettiamo perché è il loro modo di vivere. È una loro scelta e quindi va condivisa. Molte persone li vogliono portare in qualche casa, in qualche alloggio, loro rifiutano, allora rispettiamoli, aiutiamoli in questo modo, però rispettiamo la loro scelta. Un grosso problema è che molti di loro hanno i cani e qui in zona non c'è un canile che possa accoglierli, quindi rifiutano di andare in un centro notturno qui a Formia proprio perché hanno il problema dei cani. Questo anche è un grosso problema. L'età media? 40 anni, 40, ci sono due ragazzi molto giovani, sotto i 30, comunque una media di quarantenni e quarantenni. Ora stiamo cercando una clochard che non riusciamo più a trovare qui a Formia. Vaga per la città, vari posti. Però non siamo riusciti a trovarla, è una persona che ha bisogno anche di essere curata perché ha gravi problemi di salute, però non riusciamo a scovarla. Quali sono le condizioni igienico-sanitarie di queste persone?
molto precarie, ma proprio per una condizione logistica, nel senso che non hanno dei posti dove andare per pulirsi, per lavarsi, o molte volte chiedono, e magari non tutti, ecco, strutture pubbliche o come possono essere bar piuttosto che locali, a volte chiedono di poter usufruire dei servizi, ma non tutti li mettono a disposizione, chiaramente poi per scelta individuale. Alcuni tra l'altro ci tengono tanto, nel senso che soffrono per questa condizione proprio perché personalmente non erano abituati, quindi è uno stato di forza per loro. Esistono poi dei posti a Formia dove loro si vanno comunque a riparare, posti isolati al buio, in cui le condizioni igieniche sono veramente precarie. Non so se poi avrete la possibilità di vedere alcune immagini in riferimento a questi luoghi, veramente precarie, con delle complicanze anche poi patologiche, nel senso che queste persone comunque possono subire gli effetti di queste condizioni poco igieniche a livello anche di salute. Ascolta, perché vuoi vivere in strada? Perché io ce l'ho incidente, io ho caduto la moto. Dopo ce l'hai due protesi mio ginocchio, dopo non posso lavoro, adesso posso perché ultima controllo, parla dottore, adesso posso lavoro, dopo perché io non piace questo posto, capito? Dopo è forte perché è forza, perché dopo ce l'hai lavoro a Napoli. Da quanto tempo vivi adesso? Da quanto tempo vivi? 29 novembre. Come ti trovi a vivere questa strada? Perché non c'è soldi, mio tasca. E dopo non c'è a mio tasca al massimo 100 euro. Dopo io vado a strada, provato. Ma ti piace vivere in strada? No. No. Vorresti un futuro diverso da questo? A futuro? Non lo so, io comprare una chitarra perché io ho 8 anni conservatorio. Hai studiato? Sì. E dopo io comprare chitarra, io prima volta San Benedetto del Tronto città, io gioco chitarra a bar, capito? Più due posto lavoro, perché a un posto cuoco, la mattina a 4 ore finito. Dopo io a bar gioco a chitarra. Quindi tu prima eri un cuoco? Sì. Non ti piacerebbe rifarlo? Io ce l'hai 4 cuoco, servire persona, anche pasticceria, più come si dice, a hotel recepzione. Io è metà Olanda, metà ungherese. Mio padre è Olanda, mio mamma ungherese. Ti posso chiedere quanti anni hai? Io ho 35. Allora ti spiego. Come vivi nella strada e le persone, cioè le persone del luogo, come ti trattano? Ti fanno sentire una persona diversa? Altro persona? Io conosco adesso tanto persone, perché io sempre tranquillo, capito? Tutti persone, amico. Io adesso conosco minimo 100, 150 persone.